Amici di canalecaccia.tv, è un piacere essere qui a Norimberga ed incontrarci con gli amici di Canicom. Angelo, Aleandro, ma è un piacere doppio per noi perché mi permetto di dire che l'abbiamo tenuta a battesimo. Noi avevamo avuto l'esclusiva di Cayland prima degli altri. Grazie perché siamo stati a trovare Canicom, abbiamo fatto un servizio su Canicom che troverete sul canale Caccia, in parte qualcosa è già uscito, scopriamo dall'interno la Canicom, ve la descriviamo, cioè ci avete svelato tutti quanti i segreti a favore dei nostri amici cacciatori, ma oggi è il giorno che ci dobbiamo concentrare su Cayland, un progetto nato con calma, come è nelle vostre corde, un progetto studiato in cui ci si è affidati all'esperienza di Canicom, all'esperienza del team Canicom. Va bene che si è coniugata con una delle migliori aziende di produzione dell'area Montebelluna e ecco Cayland. Ma lascio la parola a te, caro Angelo. Lo devo dire, Giuseppe, intanto grazie di essere qua perché mi sembra anche che fra l'altro porti anche fortuna a te, per cui... questo mi fa piacere. Questo per noi è veramente importante. Niente, questo è un'avventura che è cominciata un paio d'anni fa con la ricerca di un partner che ovviamente ci desse l'opportunità di realizzare un po' il nostro sogno, quello di un accessorio importante dedicato ovviamente al mondo della caccia. Con MGM siamo partiti con questo progetto, insieme abbiamo cercato di sviluppare un design, un qualche cosa che quantomeno inizialmente piacesse a noi, perché MGM è bravissima per quanto riguarda il mondo diciamo della scarpa, sono produttori, hanno molto tecnica. MGM è leader mondiale nel settore della produzione di patti in linea. Di fila, per cui cioè non è che si deve andare a prendere l'ultimo arrivato, tanto chi ha il mestiere, chi ha la tecnica ovviamente per fare questo tipologia. Poi ci avete messo un concentrato di tecnologia sopra e di materiali, di qualità, la logica praticamente Canicom c'è tutto in questa scarpa, mi permetto di dire. Diciamo che rappresenta quella che è la nostra filosofia, cercare la miglior valenza di prodotto a un prezzo ragionevole anche sul mercato, ma questa è un'alta gamma, cioè non è un prodotto da battaglia ovviamente, però se vuoi un prodotto di qualità bisogna investire sui materiali, bisogna investire nella tecnicità del prodotto e dopo i risultati che si riesce a ottenere sono questi. Siccome siamo partiti già da novembre sul mercato italiano con la distribuzione del prodotto e ha riscosso un gran successo che forse neanche noi ci aspettavamo, così d'impatto entrare in un mondo già agguerrito dove ovviamente le proposte sono già tante, il prodotto è piaciuto e a questo punto, visto che 2 più 2 fa 4, abbiamo detto se piace in Italia perché non provare nell'Europa. Cioè, ecco, siete partiti subito con la sfida, con la sfida più importante. Esatto. Adesso passo ad Aleandro, dal punto di vista tecnico ci organizziamo con il microfono. Caro Aleandro, l'abbiamo tenuta a battesimo. L'abbiamo tenuta a battesimo. Quando me l'hai fatta vedere quel giorno su a Lucca, immaginavo che qualcosa bollisse in pentola, come si dice dalle nostre parti, pensavo che piovesse ma non che arrivasse una tempesta, e veramente ci avete messo tanta passione, tanto cuore, ma tanta esperienza con il team carico. Prima noi stiamo vedendo il modello che un po' rappresenta Cayland per il settore caccia, ma qui non è che siete partiti così, siete partiti alla grande perché qui c'è una gamma di modelli, di colori che vanno anche non solo sulla caccia ma anche sull'ottica. Diciamo che abbiamo lavorato... Ti lascio la creatura in mano perché so che tu insieme ad Angelo avete lavorato in partnership. Un po' mano la logica della famiglia Canico, Dico, abbiamo lavorato su quello che è le varie tipologie di caccia, no? Quindi per avere la migliore performance, il miglior comfort per la tipologia di caccia che il cacciatore va a fare. Questo è stato, credo, uno dei segreti del progetto, cioè non siamo andati a creare tanti modelli per poi non concentrare
per poi non concentrare quello che è invece l'articolo tecnico per la tipologia. Noi abbiamo lavorato prima per quella tipologia di calcio, abbiamo cercato di ottenere tutte le prestazioni, le tecnologie, tutto quello che è il top per poter praticare quel tipo di calcio. Allora, ancora mi ricordo un dettaglio, scusa che ti ho interrotto Aleano, ma mi disse quando eravamo su Vincani con Mallucca, stiamo correggendo le ultime cose, io lo guardavo e dico ma che cacchio deve... No, dice, perché sai, dice, questo bordo qui l'avevamo alzato di quei 3-4 mm, poi camminando ci siamo resi conto su quel tipo di terreno, cioè qui per farvi capire come ragionano in Canicom, e il risultato finito deve essere un risultato veramente che è dato dall'esperienza, da chi è che le usa, cioè, perché... Non è che noi siamo andati a cercare una scarpa, abbiamo trovato una grande azienda, abbiamo detto bene, faccio un campionario e via. Cioè qui è 2 anni che noi stiamo dietro, tocca quello, sposta l'altro, proprio perché per avere l'ottimale bisogna che la scarpa sia un anno fuori, in piedi a persone che le scarpe le adoperano tutti i giorni, e lì vediamo se siamo stati bravi a indovinare tutto e se qualcosa va toccato. Mi ritorna qualcosa in mente, tipo, che ne so, Sport Dog, che l'avete stressato in un certo modo, per non parlare di Olosan, che prima di metterlo sul mercato gliene avete fatte di tutti i colori. È un po' il segreto. Mi soffermerei un attimo sull'aspetto tecnico, non dico di essere un esperto di scarpe, ma qui c'è scritto signori Vibram, leader mondiale nel settore delle suole, Vibram Europa, non è Vibram Cina. Sono spettacolari, veramente. Calzatura con elettrosaldature, piena tenuta un fascione di protezione, primo fiore, Gore-Tex, un interno curato nei minimi dettagli, signori. Comfort al massimo livello, foderature interne, solette intercambiabili, solette particolari praticamente che ammortizzano il colpo, cioè chi più ne ha più ne mette. E hai dimenticato che è un'unica cucitura. Eccolo qua. Che questa allacciatura di scarpa qui credo che non la si vede comunemente perché parte da molto basso. Questo perché il piede l'hai completamente fasciato. Viene a volte fasciato. E questo permette di stare sempre al centro della gamba, mai gira. Lo facciamo vedere in favore di camere. Faccio chiudere l'intervista al nostro amico Angelo perché... Che comandante. È il papà degli altri e il tuo fratello maggiore. Mi permetto di dire questo perché io parlo sempre di famiglia Canicom e di conseguenza senti, non possiamo non parlare di Caccia Village, caro Angelo, ormai ti sei dato a un taglio internazionale che poi non è la prima volta che Canicom viene qui a Norimberga, chiaramente vieni qui a Norimberga per incontrare anche le distribuzioni di tutti i marchi che voi commercializzate, ma tu eri già presente qui a Norimberga proprio con i prodotti diretti Canicom. Allora ritorniamo un attimo dalle nostre parti e parliamo di 11, 12 e 13 maggio. Canicom è uno dei protagonisti di Caccia Village. Sicuramente, perché la location di Caccia Village ci sta particolarmente a cuore, perché è nel centro dell'Italia, è vicino a noi, di conseguenza per noi è importante questo contatto con quelli che sono poi gli utilizzatori finali del nostro prodotto. Quel famoso discorso che alla fine le andiamo a provare, stressiamo, abbiamo il feedback. Bene, io però da parte mia, da parte di Andrea Castellani, dell'organizzazione di Caccia Village, voglio comunque davanti alle telecamere rinnovarti un grazie. Grazie a voi. Perché se le fiere crescono anche grazie al supporto delle aziende che ci credono, anche nel tuo caso ai consigli che ci danno le aziende. I nostri, diciamo, poi qualcuno ne ascoltiamo, qualcuno no. Questo fa parte della normalità delle cose, però voi siete stati bravi effettivamente a raccogliere quelle che erano un po' le richieste di chi poi la fiera la fa, degli espositori. Sì. E sotto questo aspetto dobbiamo dire grazie veramente a voi perché riuscite a portare un'affluenza di pubblico che non è indifferente. Diciamo che veramente si parla di un connubio, è un connubio non a due ma a tre. Sì, esatto. Da una parte ci siamo noi che lo organizziamo, dall'altra parte ci sono le aziende
perché non sono dei clienti, sono dei partner, mi permetto certo. anche di dire degli amici, esatto. e dalla parte, l'ultima componente, quella fondamentale, è il pubblico, sono i nostri amici cacciatori. Certo. Apprezzano lo sforzo, si rendono conto che c'è una grossa macchina organizzativa dietro, ringraziando Dio, ogni anno ci premiano di più. Quest'anno Canicom a Caccia Village naturalmente presenterà questo tipo di calzature che per le nostre zone, per andare alla Regina, tanto per capirci, esatto. è uno spettacolo. Adesso rischio di essere smentito da Leandro, per cui mi immaginavo. Perché lui la considera sulla lepre, capito? Questa la considera sulla lepre, capito? Perché è un perfezionista, esatto. Io lo sapevo, ma come vedi guardavo te, non guardavo. Ma c'è anche la beccaccia. Non guardavo, cioè, beh, la beccaccia c'è sempre, non ce la dimentichiamo, ci sono gli ungulati dove esatto. voi la fate da padrona, per cui con tutta la gamma di prodotti. Bene, mi ha fatto un piacere enorme incontrarvi qui, è sempre una gran bella chiacchierata perché io mi sento in casa, in famiglia, grazie, quando parlo con voi, vi aspettiamo a Caccia Village. L'ultima cosa che voglio ricordare è canicomitalia.com, è uscito da qualche mese il nuovo sito della Canicom, è in stile Canicom, è preciso, semplice, funzionale, che è al servizio praticamente della propria clientela. Neanche lì avete voluto smentirvi, caro Angelo, vi aspettiamo con gli amici di Canicom a Caccia Village, uno stand che io glielo chiamo scherzosamente la cattedrale, organizzato in maniera funzionale, tutte le aree, il team, i ragazzi, esatto. Come dice qualcuno che ci sta sorridendo fuori dalla telecamera, e veramente trovate cordialità, professionalità e passione. Perché? Grazie, Giuseppe. Perché? Dove c'è Canicom c'è gioia. Dove c'è Canicom c'è gioia, bellissima. Esatto. Bene. Poi te la presento, gioia. Perfetto, grazie Angelo.